L'antica Olbia è in mostra in uno spettacolare itinerario storico-archeologico con visite guidate ai monumenti più significativi del territorio. Fino all'11 dicembre, in occasione della Settimana Nazionale dei Beni Culturali, gli archeologi della soprintendenza Rubens Doriano e Antonio Sanciu ogni giorno guideranno i visitatori alla scoperta della storia antica e gloriosa di Olbia, testimoniata da questi monumenti, oggetto di recenti campagne di scavo e di restauro. Si parte dalle mura di difesa dell'Olbia Punica, si prosegue per il pozzo sacro nuragico di Satesta, sulla strada costiera per Golfo Aranci, l'unico visitabile di tutta la Gallura. Vi si facevano offerte di vario tipo alla divinità dell'acqua. La tappa successiva è l'acquedotto romano di Sarughittula, l'unico in tutta la Sardegna nordorientale, con visita all'interno della grande cisterna di decantazione. Da qui si prosegue verso la villa rustica romana di Simbalconadu, sul fiume Padrongianus, dove un recente scavo ha rivelato ambienti per la lavorazione del vino, dell'olio e del grano. L'ultima fermata è la tomba dei giganti di Sumonte Sape, nei pressi del castello di Pedres, la monumentale tomba collettiva del vicino villaggio nuragico di Sucasteddu. E gli archeologi, guide d'eccezione, racconteranno uno per uno i monumenti e faranno rivivere sul posto i tanti cicli di splendore e decadenza vissuti dalla città e dai suoi abitanti.